poterla ridipingere di nuovo. Inatut ha detto la verità. Ecco il copricapo rubato all'uomo assassinato. C'è dell'altro in un burrone a nord-ovest di qui, insieme ai corpi degli assassini. Questo esilio è servito a qualcosa. Era colpevole del nostro sospetto. Il destino. Ma cosa vuol dire? Se Inatut tornasse, verrebbe assolto. Non ha alcun senso. Buonasera. Per conto del Werak, mia cara Nora. Sembri ridicolo. Se tornerai nel mio Werak, ti comporterai come un Banuk. E come si dovrebbe comportare un Banuk, mio capo tribù? Vestito da Karja, poi. Accettando la sentenza per un crimine che non ha mai commesso. O come chi ha ucciso a sangue freddo per crimini a cui le vittime Karja erano estranee. Ciò che indosso non mi rende migliore o peggiore degli altri Banuk. Per il suo bene sarebbe saggio pensare di meno, cara Nora. Gli parlerò, ma non per te. Però ha ragione. Faccio che scivoli. Io ho sfidato il volere del mio capo tribù, rifiutato il mio Werak. Come ti senti? Come se mi avessero colpito allo stomaco. Posso. Probabilmente l'hanno anche fatto. Che cacchio di orsi. Quando la rabbia sarà dissolta, io non avrò più niente. Dove potrai andare? Puoi decidere tu stesso cosa significa essere. Questa è la più safe, credo. E forse non è ciò che dicono il capotribù e lo sciamano. Che tu resti in questo Werak o ne trovi un altro. Sono più bravo con decisioni come inizio con un sinistro o con un destro. Hai molto più dei tuoi pugni, Inatut. Per questo ti ho creduto. È stato il capotribù a insegnarmi l'onestà. Disse: un Banuk non può essere sleale. Il ghiaccio lo è già a sufficienza. Mi leccherò le ferite per un po', poi le parlerò ancora. Quanto a te, Nora, accetteresti questo dono? Una piccola sciocchezza in confronto al regalo che tu mi hai fatto, ma. Ne sono onorata. Grazie, Inatut. Un po' vogliore. Cosa mi ha dato? Ah, io sono pieno di casse e ricompense. Io voglio vederle. Una bobina. Grazie. Qualcun altro che vuole rompere? No, chiedo, perché qua. Ok. Ah, cacchio. Ma raga, tra l'altro abbiamo ancora i canti di neve, i terreni di caccia. Ah, dì, raga, a sto punto andiamo a fare i terreni di caccia e la prossima volta andiamo a finire. Quanto siamo più che altro? 52? Come 52, raga? Boni? Cosa mi manca? Siamo a metà. Abbiamo un'attività sconosciuto che non so cosa possa essere. Mi manca un pigmento e ok. Sicuramente mi mancheranno delle missioni. Abiti, vero, devo comprare degli abiti. E forse devo comprare anche delle armi. Modifiche uniche, non so cosa siano. E macchine, me ne manca un'esaminata. Ok, ma mi mancano 48%. È un bordello. Fammi andare a fare quel robo. Non è che devo prendere il blu bagliore? Spero di no. Cioè, lo andrò a fare, per carità. Oh, cacchio, non mi manca anche il robo lì. Vabbè. Cioè, lo vado a fare, vado a prenderlo il blu bagliore perché devo comprare la roba. Quindi, quello lo vado a prendere. A sto punto, raga, io andrei a fare il treno di caccia un attimo, a finirlo. E magari la prossima volta. A sto punto. Cacchio, ma c'è una quest anche lui qua. Ma come c'è una quest? Ehi, Aloy! Vuoi metterti alla prova? Icrie. Altrimenti. Ma che cacchio? Ti addestri già così presto, Icri? Non esiste cacciatore che non farebbe come me. Lei è quella che si è finta morta. Non ora. Ti andrebbe di parlarne. Che è successo al ghiacciaio? No, voglio andare avanti. Afferrarlo fra i denti e assaporare la detenzione. Porca va che sono altre quest qua così. E tu, Aloy? Ti va una sfida? Ma in realtà no. Sappi che ho detto ai denti bianchi ciò che mi hai chiesto. Che sei morta. L'hanno accettata? Sì. Sì. È giusto.
Era forte. Davvero, sono orgogliosa. Porca vacca, raga, adesso è un casino. Volevo essere uno spettro della neve. Del tutto libera. Che genere di sfida? Infatti, cosa vuoi? Una competizione? No, insieme. Useremo i terreni di caccia con le mie regole. Lovak è d'accordo. Vaffacock. La fionda e l'arco. Tu attiri le macchine e io le congelo. Quando sono fragili colpisci. Lotteremo fino all'ultima macchina o all'ultima freccia. No, no, dai, ma non ho materiali. Sono abituata a combattere da sola. E io a combattere insieme a qualcun altro. Quindi porta la tua lancia al mio fianco. Tu congeli, io colpisco. Non mi sembra difficile. Davvero? Allora ti servirà metà delle frecce che volevo darti. Aspetta. È perché mi fido di te. Tu ti fidi di me. Devi darti molto da fare in una sfida, Banook, vero? Così ti voglio. Forza, lasciamo la roba e andiamo. Aloy, attira le macchine qui e le congelerò. Che palle. Non le manco mai. E poi le colpirò quando saranno vulnerabili, ok? Come faccio a tirarle qui? Frecce devastanti, freccia da caccia e incendiare. Creazione non disponibile. Ok. Te l'ho attirata, eh? Oh! Ma non lo so. Ce la puoi fare? Vabbè, io scendo, ma che cacchio devo dirti? Dai. Ah, questa è congelata. Ah, non c'ho il robo. Cacchio, non c'ho... ma... ok. Non ho la lancia. Dai. Ok. Due. Dai, tirami un altro. Mica. Ce l'hai dietro, eh. Che gran cacciatrice, ragazzi. Oh. Non lo so. Ah, brava. Anche perché, sai, ci sono un po' io in mezzo qua. Manca una. Dov'è laggiù? I cervaviti? Ehi, raga. Guarda come carica! Dai! Dai! Ok. 8. Dai! Arriva qualcun altro. Che rumore è? L'ho già sentito. Sono dei Keratauri. Questi sono Keratauri, sì. Ma cos'è, una sfida infinita? Dove sono i Keratauri? Menù non disponibile, neanche la mappa mi fai aprire? No, 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 no. Dove vado? Manca una macchina. Che non sarà mai una, però vabbè. Ah, da qua dentro. È un Keratauro. Piano. Sono due Keratauri. Ok, non è finita lì. Ok, quello vabbè, giusto per... perché sì. Ce la fai a congelarmeli? Il cacchio.
A che livello sono? 15. Abbiamo quasi dominato la sfida. È un secondo posto. Come un secondo posto? Cosa? Nessuno mi ha spiegato che c'erano dei numeri da fare. Oh! Che vuol dire il secondo posto? Oh, sì, ma non c'ho un cacchio di roba. Quella dorme. Va bene. Non ho capito, raga. Cioè, sicuramente devo fare attenzione con le frecce. 9. Non ho capito. Dov'è l'altro? Ah, è morto. Ma c'è del tempo? Ah. Ho capito. Più ne uccido. Ho capito. Però non posso craftarle, no. Più ne uccido con le armi, più punti sono. E più arrivo avanti. Chiaro. Dai, muoviti. Tanto ho perso. Ho capito, ma con le frecce che ho sono poche. Cioè, ci faccio poco con le poche frecce che mi dà. Calcolando che non posso neanche craftare niente. Dai. Finito. Le abbiamo quasi prese tutte. Chi ti ha insegnato? Mamma? Sorella? Lui. Non ho niente. Si chiamava Rost. Rost. Fa molto onore. Tra l'altro, raga, mi avete detto di andare a parlare con le matriarche. Solido come una. Perché mi raccontano qualcosa di Rost. E ci andremo. Ho conosciuto i miei genitori. C'è anche un detto. Un neonato significa due mani in meno per la caccia. Quella sfida. Quello è vero. Dono per me. Però è momentaneo. Poi saranno due mani in più. E infatti vedi che ho fatto schifo. Beh, no, ci sta. Ci possiamo fare meglio. Cioè, è difficile. Ragazzi, questa si fa. Questa si fa. Non ci sono più scuse. Questa si fa. Piano. Ok. Dai. Mi basta far esplodere quel robo. Forza. Se riesco a far esplodere il robo abbiamo vinto. Anche il Keratauro. Il Keratauro alla fine basta fargli esplodere il serbatoio. Ok. Adesso lui va in fiamme e in teoria perde vita, no? Dovrebbe subire i danni. Pokémon ne subisce un po'. Porca vacca. Che spreco le frecce. Fermo. Fermo. Non è più in fiamme. Ok, questa è brutta. Pessima situazione. Spara. Mica. Ti congelano di nuovo, eh. Dobbiamo staccargli anche il petto, forse. Dai. Brava. Ok. Ti prego. Cioè non ha più niente. Io ho 4 frecce. Hai pezzi sotto, ma non. Sai che non posso neanche colpirli. Non si possono colpire quei pezzi. Devo ribaltarlo. Raga. Last one. Dovremmo andarcene anche noi. Con te sembra facile. Tieni. Te lo meriti. Io non ho più munizioni. Temevo se ne fosse andata. La mia abilità. Come il disgelo. Ho vinto la sfida, c'era scritto nell'obiettivo. Tempo con una persona. Anticipare le sue mosse e guardarsi le spalle a vicenda.
Combatterò sempre così. Cacchio, però ci sta se hai vinto così, eh. Con qualcuno o meno. Grazie per la sfida, Ikri. Per quanto vale, credo che te la caverai. Yessa! Yessa! Mi aspettavo qualcosa di più serio. Di più difficile. No, scusa, era difficile. È stata una bella sfida. E mi aspettavo un continuo. Magari tipo battuto lui ti diceva ok, guarda. Cioè ci stava. Lei ci sta come sfida. Cacchio, queste sono sfide belle. Risparmi sulle cose, capisci le debolezze delle macchine. Ma non sarà facile, vero? Questo ci sta. Andava messo come altro territorio di caccia. Un altro territorio di caccia che... Queste sono le ondate che voglio. Ti danno determinate cose e ti dicono ok, hai fatto quello? Sai che vuole ancora? L'ho fatta la sfida di Kirie. Rompere le balle, eh? Ho vinto. Un'altra? Non ti stanchi mai. Un giorno riposerò, ma non oggi. No, ho vinto io, eh? Un'altra volta io, no. Certo. Finché lo va. Forse vuole farmela rifare. Io devo farle con lei, cacchio. Io ero venuto qua per lei. Sono quelli che fanno ritorno. Adesso sono un capo tribù. La sfida del capo tribù è una prova che spinge qualunque cacciatore al limite. Yes. Solo le macchine più grosse e più pericolose saranno liberate nell'arena. Non mi piace questa situazione. Scopri nelle debolezze e cerca di sfruttarle. Avere la meglio e sopravvivere è impresa degna di un capo tribù. Inizia quando ti calerai nell'arena da quella corda. So già che me ne pentirò. Ci vorrà un attimo per attirare le macchine dal passo nell'arena. Poi potrai. Quello è un mastino. Potrai perfino dimenticare cosa si prova al caldo. Uccidi tutte le macchine superiori. Ah, eccoli. Due mastini e basta? Cioè basta, con calma però. Sì, cioè basta. Boh. Vai. Dobbiamo staccare subito i pezzi. E non che mi stacchi la testa lui. Ok. Arriva. Dai, eh. Va bene. Ma io non ho cura di un cacchio, raga. Ok. Ok, non ho cura di niente proprio. Ok. Sono i cacchi di tronchi. Io mi scordo ogni volta che ho le frecce multiple da poter usare. Mannaggia me. Stai buono. Dai! Giù terra. Giù terra. Giù. Giù. Buono. Ah raga, ho un'idea. Perché comunque la missione là mi dice. Posso fare un altro? No. Buono. La missione mi dice che ci sono più cosi. Piano. Ci sono due manticeri e poi ci sono due gelartigli. Allora, se riesco... Devo andare avanti io? Ah, ok. Cacchio, allora non va bene. Dov'è il pezzo? Me lo porto dietro. Abbiamo 4 minuti e mezzo per fare due manticeri e due gelartigli. Un gelartiglio è sicuro, lo distruggo io con questo. Sicuro. Ci proviamo. Vai.
Tanto il caldo lo soffri, eh? Sì che lo soffri il caldo. Forza. Non morirà subito, ma almeno lo soffre. E da io ho anche le bombe. E devo stare attento. Dai, cacchio. Ma qui ma la batteria si sta scaricando, oh, calmo. Dai, uno forse muore. Ok. Non muore, vero? Ora una mano. Ok, che tra l'altro abbiamo anche qua delle frecce. Piano. E abbiamo anche qua queste qua da buttarli giù. In caso volessero scendere. Fa una roba del genere. Voilà. Va bene. Il problema saranno sempre i cosi. Dai, fuori. I due gelartigli. Dov'è l'entrata? Due gelartigli in un minuto? Ah, sì, cacchio, mi scordo che sono questi terreni di caccia. Sono quelli infami che erano andate che me l'avevano spiegato malissimo. No, mi sa che questa è inutile come cosa. Cioè, ci ho messo troppo a fare i manticeri e i gelartigli ne ammazzo uno solo in caso. Due non riesco in 30 secondi. Cioè, devo... Ah, cacchio, c'è un altro pezzo di legno qua. Ok, quelli vanno sfruttati, raga. Dobbiamo sfruttare i due pezzi... I due tronchi di legno, sicuro. Dove siete? Uno. Ok. Vedi, vedi, vedi. Ah, l'altro è là dietro. Sono caduti i legni, no? Sono caduti malissimo poi. E uno non è neanche morto. Quindi è fattibile fino a un certo punto. Questa è tosta, raga. Questa è tosta, ma si fa. Piano. Allora, posso risparmiare tempo sicuro. Piano. Neanche, non ho neanche vinto. Posso risparmiare tempo con i due manticeri usando i legni. E magari anche su di loro usare un po' di legni. Però sicuramente con loro devo anche andarci con le mine. Cioè se riesco ad arrivare con le mine su di loro si può fare. Vai. Dai. Vieni. Vieni. Uno ce l'abbiamo. Dai. Sono due. Il problema è che sono in due. Uno non è ancora morto, eh. Adesso non vorrei dire niente, ma non è ancora morto quello. Ok. Dai, 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 dai. Dove vai, culone? Mi sono scordato la roba. Porca vacca. Aspetta, 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 aspetta. Proviamo a fare un'altra roba. Io avevo messo prima la fionda. Proviamo a fare così.
Sicuro le sente. Serve un'altra trappola. Piano. Dai, esplodi. Ci siamo quasi. Se solo gli esplodesse qualcosa. No, niente. Mannaggia. Ce l'avevamo quasi. Ci avevamo l'oro. Basta farli saltare in qualcosa. Avevo fatto in fretta quegli altri due. Perché comunque non serve il non serve il lancia granate. Porca vacca, 20 secondi. Oltretutto ho perso anche un pochettino di tempo con un manticero. Perché manticerio, vabbè, perché non è morto. Non voleva esplodere. E anche con un mastino. Ottieni il secondo posto. In pochi ci sono riusciti. È fattibile, raga. È fattibile. È tutto quello che opero. Adesso un attimo, quando mi fermo. Più, torna. Vedi? Ok. Voglio vedere se non ho più roba per fare le munizioni. E mi servono, purtroppo. Dovrei andare a farmare un pochettino, raga. Oh mio Dio, ho vinto. Fuck yes. Fuck yes. 3 minuti e 15 anche. Porca vacca, ho 3 quarti d'ora per provarci. Porca vacca. Cioè no, seriamente, raga. No, ok, cos'è qua? 1 ora e 10. Ok. Cioè calcolate che mi sono fermato un attimo perché sono andato a recuperare un po' di roba, no? Un po' di materiali. Ho fermato, ho ripreso 1 ora e 10. Pensavo 3 quarti d'ora, ho detto un numero a caso. 1 ora e 10. Porca. E tutti i tentativi, tutti che o finivano poco più tardi o che mi ammazzavano. La maggior parte mi ammazzavano. È tostissima. Questa è tosta, raga. Ma è tosta anche per la difficoltà proprio del tempo. Cioè se mi avessero dato 5 minuti l'avrei fatto. 4 minuti e 30 è difficile. 4 minuti e 30, 3 minuti e 15 ci ho messo. Ma come ho fatto? Cioè, la tattica del mastino è ammazzi il primo mastino spaccandogli il generatore. Cioè, in sostanza te atterri, no? C'è il mastino lì in mezzo, gli spacchi il generatore, quindi lui si mobilizza, gli tiri giù il lanciamine e lo ammazzi. Una volta che l'hai ammazzato, prendi il lanciamine e picchi quell'altro. Non lo ammazzi però quell'altro, perché non riesci con lanciamine. Ammazzato quell'altro, cioè finito il caricatore del lanciamine, gli stacchi il lanciamine di quello, ammazzandolo teoricamente. Prendi il suo lanciamine, ammazzi i manticeri con il lanciamine del tipo. E poi fili dritto verso i cosi, gli orsi li devi bombardare. Io se li devi bombardare, raga, non riesci. Cioè devi proprio sparare una freccia dietro l'altra, essendo il, cioè devi essere il più preciso possibile. È tutto quello che ho. Quando ne avrai di più, mamma mia. Mamma mia. Questo è difficile. Questo è difficile. La sfida più difficile che ho fatto, probabilmente. Quasi sicuramente, anzi. Ma la sfida di Kirie ha fatto... Boh. Comunque, raga, devo... Ho visto che le armi loro sono più potenti. Quindi mi servono i bulbagliori. Assolutamente. Per cui, quello che andrò a fare io, a parte adesso terminare qua, sarà andare a recuperare i bulbagliori in giro. Non questi, perché siamo in una zona rischiosa.
Quindi non questi, ma tutti gli altri. O mi voglio andare a prendere anche quelli? Però lì c'è... No, dai, non c'è... No, adesso no. Andiamo a prendere tutti gli altri tranne quei due lì, che tanto non credo che mi servano, che saranno necessari tutti. Ad ogni modo, io per il momento, ragazzi, penso che possa essere tutto. Prossima parte spero di riuscire ad andare avanti comunque con il pezzo lì di storia. Ci vediamo alla prossima parte sempre su Horizon Zero Dawn. Qui da Landolf è tutto. Ciao a tutti.